Pronto. Vito. La Lombardia ha riceve quindi un certo numero di profughi che poi distribuisce nelle province. E le province dovrebbero distribuire nei territori. Il problema è che questo passaggio, che in altre regioni è avvenuto, in Lombardia non è avvenuto. Quindi a livello di provincia non si è riusciti a sviluppare una forza per distribuire omogeneamente all'interno della provincia di Brescia questo contingente di profughi, che di per sé è un contingente sostanzialmente leggero, perché al 16 agosto, adesso possiamo aumentare la continuità, in tutta la provincia di Brescia c'erano da sistemare 300 persone, che proporzionali alla popolazione sono poche cose. In Valle Camonica, stando a questa proiezione, anzi stando a una proiezione che ancora deve arrivare ancora, il 26 settembre noi prevediamo che in provincia di Brescia ci saranno in tutto 438 profughi. In Valle Camonica dovrebbero esserci 35 persone. Già la Caritas e noi ne accogliamo 35. In realtà in Valle Camonica già oggi ce ne sono 240 di 318. Quindi la Valle Camonica è diventata una sorta di serbatoio anomalo. Ricordiamo che questi numeri che sto citando sono tutte delle persone, sono tutti i profughi di guerra, sono tutti gente che sta richiedendo la protezione internazionale, perché erano lavoratori in linea, provengono da una quindicina di paesi differenti. Avrebbero diritto, secondo la Convenzione di Ginevra, a un certo tipo di accoglienza e di aiuto. Noi non stiamo rispettando la Convenzione di Ginevra. Vorrei subito sgomberare il campo da una serie di voci che girano su queste questioni profughi. Si parla di cifre, si parla di soldi che erano per i profughi e così via. Sono tutte balle. I profughi, a quello che si sta attualmente erogando i profughi in queste condizioni di emergenza, sono mangiare e dormire, qualche telefonata al mese. Quattro telefonate al mese, dovrebbe essere una telefonata al mese. In tutto il periodo di permanenza, uno spazzolino da denti, un pezzo di sapone spazzolino da denti, pezzo di sapone, un tubetto di denti. Questo è quello che le persone vivono. Voi allora togliete di tutto quello che avete addosso, pantaloncini, ciabattine. Andate su a 1800 metri con la possibilità di fare due telefonate, il fatto di dormire e mangiare, lo spazzolino da denti e il dentifricio. Senza poter comunicare con nessuno, se non a prezzo di molte fatiche, in particolare con le famiglie che risiedono, che sono oggi ancora in zona di guerra, in zona di forte instabilità politica. Guardate che noi in Europa non percepiamo la quantità di guerre, guerriciole, situazioni anomale che l'Africa, il signore penso che sia un sacerdote del Congo. Beh, lui può raccontarvi cosa significa vita in alcune aree dell'Africa e le logiche, la diversità radicale di dare un prezzo alla vita alla morte. Scusate la brutalità. Quando ci sono delle etnie che si scontrano, quando ci sono delle guerre vere e proprie, quando ci sono delle guerre neocoloniali, quando ci sono delle ritorsioni familiari, tutto accade con un'intensità molto spesso molto forte, che non significa che poi avere anche della generosità altrettanto forte, ma non ci sono mezzi in tanti luoghi. Ora, quello che accade è che queste persone in fuga da tante cose arrivano a Lampedusa, sbarcano dalla nave, vengono presi e cacciati su un pullman, si ritrovano, si svegliano a Montecampione, in pantaloncini, in maglietta, con un salto climatico non indifferente. Lo spazzolino a dente, ma abbiamo dovuto insistere a far intervenire le autorità sanitarie perché non si formano.
pantaloncini e ciabatte. Punto. Questa è l'accoglienza degli anni. Il che significa che subito si sviluppano delle malattie, che subito significa che subito c'è una sindrome da freddo. Deve intervenire il volontariato, e qui è un lavoro enorme dei gruppi di ragazzi che non appartengono né a fede né a religioni né a partiti particolari, che si sono coordinati, sono venuti a noi un po' a imparare la tecnica dell'assistenza, eccetera, eccetera, l'assistenza umanitaria, diciamo, che non so, a noi è una volta che abbiamo imparato di altre esperienze. E sono riusciti, questo è intervenendo in forma continuativa, a distribuire i vestiti, a distribuire scarpe, a fornire un po' di sigarette, a cercare di migliorare le condizioni di vita di queste persone. Imparando a farlo, se tu vai a 1800 metri, ci sono 116 persone, e butti lì 100 maglioni, finisce che ci sono dei gruppi che se ne prendono 100 e dei gruppi che non avranno neanche uno. Purtroppo la solidarietà non è un dato. Quindi ogni cosa deve essere organizzata, ogni cosa deve essere strutturata. Tanto più sono grossi questi gruppi, tanto più è difficile gestirli. E la crisi di Montecampione ci sta parlando chiaramente di una difficoltà. Io raccolgo questi appelli che dobbiamo inviare all'Alto Commissariato ONU, e che adesso sono appelli umanitari come questi, scritti a mano dai rifugiati in inglese, che chiedono di cambiare, di andare via da questo campo, lo chiamo un campo, perché se ne sarebbe anche un campione, chiamato campo proprio, nessuno lo riesce a riconoscere come un pezzo, insomma, è un campo. Quindi essere spostati da questo campo per due fatti principali. Io sto male, ho grossi problemi alla testa, non sono abituato a vivere in montagna, non riesco a parlare con nessuno, sono stato operato di recente questa persona, e nessuno mi cura. Tra le persone che sono uscite dall'operazione, sono state operate anche da schegge di granato, sono state operate, devono fare l'antibiotico, ma non c'è nessuno lì. C'è una signora che fa le pulizie nell'albergo, che è il suo altro, perché il resto del personale è tutto romino, che corre quasi riga a fare le iniezioni post operatorie a queste persone. L'altra persona una volta la settimana. Il medico fa un medico di base, ma l'ASL ci dice, l'ho detto chiaramente in una riunione, che non riesce a fare assistenza a questa persona. Quindi la situazione che si sta, ecco, in questo caso per esempio lui ci racconta anche che lui avrebbe un grande desiderio di partecipare a una messa, vorrebbe andare a messa perché è un cristiano cattolico e lì non c'è una chiesa. Per lui evidentemente è una cosa molto importante, going to church, vorrebbe andare, ma non ha modo neanche di andare adesso. Ora, questo per descrivere solo per sommità quello che sta succedendo. È chiaro che tutto questo sta mettendo un po' in crisi il sistema, in crisi chiaramente non è controllato, continueranno a finire profughi a Montecampione, questa gente ha diritto di formalizzare la propria richiesta di asilo. A Montecampione in questo momento le persone non sono nulla, non hanno ricevuto neanche un'identificazione. Sono stati identificati, diciamo così, dalla polizia, ma l'immigrazione non l'ha neanche vista. Siamo andati noi a stimolare la questura e addirittura a fare un po' di lavoro di primo riconoscimento. Ma loro sono assenti di qualsiasi diritto. Se uno di loro sparisce, non lo sa nessuno. Non si sa perché è sparito. Ora, a Montecampione c'è anche un minorenne, come si dice, ha già stato interrogato al costruttore, che non lo sapevano. Il minorenne è stato verificato con l'esame biologico, a massimo 16 anni, probabilmente da 14 e subito.
No, non so, ci sono quelli che giocano. Ora, questa è la situazione. Si sta cercando di trovare una soluzione a questo imbuto. La soluzione abbiamo iniziato a studiarla con gli enti locali e abbiamo iniziato a lavorare in modo che a un certo punto, prevedendo questa emergenza, si sarebbe forse potuto già dimostrare che si poteva fare in maniera diversa. E qua è stata l'esperienza che abbiamo fatto con Marino. Perché 35 persone in Valle Camonica sarebbe una cosa ridicola da gestire. E a questi numeri di proprio qua non siamo ancora arrivati. Se invece che 35 fossero 70, sarebbe altrettanto ridicolo in 42 comuni della Valle. Significa avere una persona in mezzo, coperta delle sue spese, a carico della comunità nazionale internazionale, che deve essere semplicemente un po' accompagnata dalla comunità locale, perché non ha alcuna intenzione di fare casino, non ha alcuna intenzione di creare problemi, perché sono le persone che sono più fragili dal punto di vista giuridico che ci possono essere, non hanno alcun documento. Stanno qua per richiedere la protezione al governo italiano. Tu puoi permetterti di fare scemate se sta chiedendo protezione al governo italiano. Soltanto un livello di forte esasperazione ti porta a fare scemate. E per forte esasperazione la forza di negare a un certo punto esplode. E veniamo alla parte costruttiva della vicenda. Quindi abbiamo cercato di affrontare questa cosa. L'abbiamo affrontato con il sistema di una legge. Il presupposto è semplice. Se noi distribuiamo in ogni comune della volta 2-3 persone, noi riusciamo ad arrivare a una quota di accoglienza che può essere tranquillamente il triplo o il quadruplo di quella che la Valle Camonica in livello di distribuzione aspetterebbe. E con questa dote di disponibilità della Valle, che sarebbe 4 volte quella che fanno tutti gli altri, noi possiamo andare a contrattare con il soggetto attuatore di Milano una distribuzione più equa dei profughi stessi nelle altre parti della provincia. Quindi tutto sta nel trovare questo difficilissimo compito di ospitare per un periodo di 6 mesi 4 persone in un paese con le spese completamente coperte. Che detta così mi piacerebbe sapere dove è il problema. E questo impedisce, non soltanto ci riavvia la Convenzione di Ginevra, ma questo qualcuno può fregare fino a un certo punto. Ricordiamoci però che cos'è la Convenzione di Ginevra. Ci permette di dare tutta l'assistenza possibile e immaginaria a queste persone, non porta carico economico alle casse del paese, perché abbiamo fatto un quadro economico di tutta la faccenda. Noi possiamo arrivare con 4-5 persone a coprire integralmente tutti i loro costi, ma perfino un operatore, che potrebbe essere addirittura un operatore del paese che parte anche da lavoro, a fare che cosa? Neanche una granica di assistenza, perché non è che ci sia già una granica anche di assistenza. C'è magari l'insegnante già una lavatrice. A Montecampione non hanno dato il sicuro perché loro non